Eccoci di nuovo qua. È arrivata un'email di un amico che si chiama Marcello, che ci parla dell'eventuale, notare bene, festa scudetto. C'è un po' di caos, nel senso che non si sa qua se sarà, quando sarà, se già vinciamo questa domenica lo scudetto, faranno una festa subito, la si farà col Cagliari, a che ora, eccetera. Allora lui dice questo, partendo dal presupposto che a me non piace festeggiare prima della fine del campionato, cioè quindi dell'ultima giornata. Chiederei, come dice lui, come si prospetta in occasione di Juve-Cagliari, perché sembra che effettivamente la coppa venga data il giorno di Juve-Cagliari. Lui dice, chiederei alla Lega di anticipare alle 12:30 l'ultima partita di campionato con la Sampdoria, no? Perché lui pensa così, cioè dalle 12:30 alle 14:30 la partita, poi fino alle 16 le interviste, poi tornano a Torino e alle 18 la premiazione con successivo giro per le strade di Torino. Da notare che la premiazione alle 18 non sarebbe poi molto distante da quella dello scorso anno avvenuta alle 17:30. Che ne pensate? L'unica cosa che non vorrei capire è dove, cioè la premiazione tu dici che dovremmo andare poi tutti allo Juventus Stadium? Che senso? Nel senso, no, ho capito, io capisco il tuo discorso, cioè il discorso di non farlo prima della fine del campionato, anche perché l'ultima partita diventa a quel punto proprio, nessuno se la guarda neanche. Allora, mi sono un po' documentato. Pare che ci sia una precisa disposizione da parte della Lega di premiare la squadra con la Coppa del Campionato. E tra l'altro è una cerimonia abbastanza recente, Sì, perché negli sì, sì, sì. anni passati non si faceva. Chiaramente l'ultima partita in casa della squadra campione, proprio per evitare tutta una serie di problemi che non è neanche il caso di dire, insomma, per Sì. cui con i propri tifosi si fa la festa, eccetera, eccetera. Quindi l'ultima partita in casa sarebbe quella col Cagliari, che dovrebbe essere disputata sabato sera 11 maggio. È chiaro che finisce la partita, le interviste e tutto quanto, quando è che parte il pullman? Alle 2 di notte. Allora, c'è la Juventus che sta cercando di posticipare la partita col Cagliari alle 3 di domenica Sì, 12, quindi come l'anno scorso con come l'anno l'Atalanta. scorso con l'Atalanta, e Esatto. si farà praticamente lo stesso tipo di, come dire, di cerimonia, chiamiamola così, Perfetto, insomma, di perfetto. sfilata, cose di questo genere. Ok. Proprio perché c'è una precisa disposizione da parte della Lega. Ok, un'ultima email da parte di Simone. Dice, volevo dire che vedendo il Bayern, la Juve non è poi così indietro in Champions. Un paio di giocatori forti e possiamo competere. Ora pensiamo alla festa. Ciao. Ciao. In effetti ti do ragione, perché insomma, come abbiamo già detto prima, non abbiamo fatto poi quella pessima figura che, no, che tutti dicono, ah, avete fatto una figuraccia, che vergogna. Non è vero. Vai, allora, qui ci sono due rubriche. Chi vuole parlare prima? Vuoi parlare tu, Giuliano? Vai tu. No, io direi la mosca al naso, perché poi faccio questo coso molto breve e Ok, poi dai. parliamo della designazione Allora, dell'arbitro. vai Marco, guarda che attento, è la prossima volta, l'ho trovato, è l'ammazza mosche, pure rosa, come la signora in rosa, quindi. Vai. Dai. Quindi dovrò rinunciare a questa rubrica. Mi vidi piombare mio fratello all'improvviso, inatteso e benvenuto come un figlio in età matura. Era domenica dopo pranzo, il calendario recitava domenica 5 maggio 2002. Già, il 5 maggio. E subito si attacca tutto in coro, e i fusi, come immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, giusto? Ma da quel giorno in poi. Cosa ci fai qui? Chiesi a mio fratello. Ma, mi rispose, l'uccellino mi ha detto che. Tengo a precisare che Del Piero non faceva ancora pubblicità e perciò si trattava dell'uccellino esatto, digiuno di acque miracolose. Ci guardammo e ci mettemmo a ridere. A nessuno dei due era sfuggito il ripetersi di dichiarazioni che davano per scontata la vittoria dell'Inter a Roma. Giocatori ormai sicuri di sé, dirigenti che contavano i giorni, tifosi della carta stampata che pubblicavano per tutta la settimana articoli su articoli con inchieste e statistiche trionfali. Il tutto con il contorno di laziali voltati verso gli spalti, promesse di incitamenti filo interisti ed esortazioni ai propri giocatori di essere morbidi. Ci mettemmo in macchina per raggiungere il bar di riferimento, perché dotato di Pay TV, sono passati secoli da quel giorno. Ondeggiava il mio stato d'animo tra uno strano vediamo che cosa succede ed un tanto non abbiamo nulla da perdere.
al solito posto, si sistemava la solita gente, compreso il signore che, puro prodotto della curva Filadelfia, si chiama così, altro che primavera, di cui si sono perse le tracce anche meteorologicamente, e di tutto il calcio minuto per minuto, seguiva le partite con la radiolina all'orecchio. La Juve giocava ad Udine e dopo circa un quarto d'ora aveva già finito la sua partita. Ma a Roma si stava scrivendo una pagina di storia degna di un manuale nel quale descrivere l'evoluzione di una società. Quel signore incominciò a gridare: «Gol dell'Inter!» Delusione. «La Lazio!» Brusio e stupore. E poi nel secondo tempo: «Gol dell'Inter!» Innumerevoli braccia che si sono alzate verso l'alto, dietro la schiena. Attenzione, ha perso il microfono, un attimo, per la mosca deve aver... È un microfono interista. Innumerevoli braccia che si sono alzate verso l'alto, dietro la schiena, per poi cadere lungo il fianco, quel classico gesto. Pareggio della Lazio, mani strette a pugno. Urlo disumano, la Lazio! Non ce n'era più neanche uno seduto per sbaglia. Poborski! Era fatta. Da bravo milanese, anche Manzoni, in quella domenica, pianse. Era forse dell'Inter ante litteram? Non si sa, ma pare che fosse disperato per avere perso l'esclusiva sulla data della morte di Napoleone. Ora che il solito scherzo del calendario ci avvicina ad un altro 5 maggio, tutto da bere, Milano ritorna, c'è chi offre sacrifici dinanzi all'altare della dea bendata, chi vorrebbe cambiare la data di nascita per identificarsi totalmente. Alla bisogna, coloro che persero il 2002 sanno come taroccare i documenti. Chi come me predica prudenza, non fosse altro per i detti popolari legati alle spade che feriscono o alle cose che, se fatte, si attendono. Comunque sia, buona domenica 5 maggio. Anche ai Granata, che si attendono un risultato prezioso per la loro classifica divenuta pericolante. A proposito, dopo l'ultimo derby sotto la pioggia, mi sono convinto. Robben assomiglia davvero a Cerci. Ora siamo in due, non sei più solo, Pistocchi. Bravo. Ah, santa sì, questa qua di Pistocchi proprio. Tra l'altro lo stanno prendendo in giro da matti su Facebook, perché ovviamente... Bene, bravo Marco, Karel Poborski, il mitico Karel Poborski. Karel Poborski santo subito. Pare che comunque abbia ricevuto un paio di telefonate da Nedved in settimana prima di Lazio-Inter. E lo aveva minacciato. Ah, ok. Cioè, non solo togliergli saluto, ma di cose ben peggiori. Erano compagni nella nazionale ceca. Ma poi in quella partita fu, cioè voglio dire, i laziali si sugli spalti no, nel senso che sono gemellati e c'erano tutti pro Inter, ma i laziali si comportarono come, esatto, da professionisti, fine, non è che... Bene, Giuliano, dici tutto. Beh, volevo che facessi vedere questo. Sì, facciamo vedere questo. Petane, ok, wow. La Juve è una modella. Sì, e poi guarda quello... Leggo quello che c'è scritto. Sì, allora, sì, Calciopoli non è quella che hanno raccontato. Non era solo Moggi a parlare con i disegnatori. Nello sport mondiale non c'è nessuno come noi Agnelli. Sì, questo io ho capito dove vuoi arrivare. E Agnelli è stato intervistato dal Financial Times. Sì. E ha parlato in effetti anche di Calciopoli. Dici tutto. No, a parte il fatto che su Calciopoli se ne è parlato... per quasi 5 anni in un'altra trasmissione avevamo messo il veto di non parlarne più, talmente ci eravamo stancati di... Adesso io dico, posso dire adesso le mie verità, queste che dirò sono sacrosante verità perché le ho vissute in prima persona. Allora vi spiego come funziona, esattamente come funziona. Dunque, noi arbitri ci trovavamo a Coverciano, facevamo il raduno di una settimana. Cosa fai una settimana? Preparazione atletica, poi riunioni, sono veramente una cosa noiosa. Cosa si fa? Si parlava delle società, dei giocatori, quelli pericolosi da arbitrare, quelli che protestavano, dei direttori sportivi che a Coverciano erano sempre presenti. Poi ci trovavamo a metà anno alla riunione a Milano,
gli auguri di Natale, poi facevamo un'altra riunione di metà campionato. Noi sapevamo chi erano i dirigenti più potenti, chiamiamoli così, più potenti, quelli che avevano più parola sia con i designatori che con i direttori sportivi. E cosa succedeva? E in cui noi sapevamo quali erano quelli più che potevano influire sulla nostra carriera, non determinante, ma influire. Quello che dice Gianni Agnelli è vero, parlavano tutti con i designatori arbitrali. Perché parlavano tutti? Io vi spiego, vi dico un episodio veritiero. C'era un direttore sportivo toscano che si vantava, lo diceva chiaramente a noi, che la domenica sera andava a vedere la domenica sportiva col disegnatore arbitrale di allora. Quando io dovevo ricevere una sua designazione, preferivo quasi non averla, perché sapevo che se la squadra dovesse aver perso o per colpa di una mia interpretazione, poteva influire nel referto arbitrale, che poi noi avevamo il commissario di campo. Ma lui andava dal commissario di campo, episodio che è successo, che era un presidente di una sezione anche toscana, in cui mi disse, ma lui gli diceva, cosa devo dire stasera al commendatore, commendato l'arbitro? Queste erano cose vere. E il commissario poi, facendo il viaggio di ritorno insieme, mi diceva, ma noi cosa contiamo? Cosa ci mandano a fare i commissari di campo se poi sono poi il giudizio del dirigente che conta, non il nostro. Questo, uno o l'altro dei dirigenti, mi avvicinò in un raduno di metà campionato e mi disse testualmente, chissà che fra 15 giorni abbiamo il Catania, chissà che mandano lei Simini. Si verificò anche questo. Questo ne deduceva che lui andava a casa e gli diceva, domenica mandami quest'arbitro, domenica mandami quest'arbitro. Questa è la verità. Quando io mi diedero, un'altra volta che lo ripeto, mi viene quasi a noia, in una di queste partite, prima partita di Coppa Italia, prima schedina, feci la Nerossi Vicenza di Paolo Rossi, dove vinse in questa città toscana per 2-1, con sue due reti, una su calcio di rigore. A fine partita mi diedero un pacchetto, che io non aprii, venne il commissario di campo che era il designatore numero uno, il Collina di allora. Io le dissi testualmente, mi hanno dato questo perché eravamo tenuti a fare così, lo apra e mi dica se lo posso tenere. E lui mi dice, ma solo a te, guardialine? No, a guardialine no, me l'ha dato solo a me. Lo aprì, era un bulova d'oro, in cui chiamò il presidente della società che perse in casa 2-1, e le disse, io di fronte, che il presidente balbettava talmente, non si aspettava, che io lo rifiutai. E le disse, ma che valore c'ha questo? Stiamo parlando, lui balbettando disse 1 milione di allora. E lui fa, lo prenda e non si ripeta, perché è da uffici inchieste. Ma io fece la figura del cico, no? Perché? Perché 2 settimane dopo seppi per caso che questo presidente, la moglie del presidente di questa società, passeggiava con la moglie del designatore arbitrale. Da quel momento io ebbi delle conseguenze come designazioni, Perché? Perché ero diventato pericoloso, non accettare... Cioè il fatto di non aver accettato il regalo, Esatto. Non era manovrabile. Allora volevo concludere dicendo, arrivando a Moggi, un episodio molto... Quando io detti le dimissioni, perché le detti io, quando seppi che non ero nei loro programmi, le detti io, mantiene i rapporti con gli arbitri di amicizia. Mi venne a Torino un arbitro internazionale molto famoso, e mi telefonò, stiamo insieme, lo accompagnai alla partita, lo accompagnai all'aeroporto. Allora il direttore, lui venne a arbitrare il Torino, il direttore sportivo di allora era Moggi del Torino. Mentre eravamo al bar di Caselle, arrivò Moggi, che anche lui prendeva l'aereo, l'arbitro mi lasciò di colpo e andò a parlare con lui.
Perché allora non era per la Juventus, contavano parecchi dirigenti e parlavano tutti con i disegnatori. Andrea Agnelli, non perché sono juventino, ha perfettamente ragione, perché questa era la verità. Perfetto, andiamo un attimo in pausa, a tra poco.